Buon pomeriggio, siamo in diretta, in direttissima, ci facciamo un applauso, poi vi spiego il motivo, già lo sapete, vai. Allora, guardate quanti ospiti oggi negli studi di Catanzaro Village, il nostro regista Andrea Paonessa. Ciao Andrea, Buonasera. auguri! Oh, finalmente lo possiamo dire. Oggi una grande presentazione, insomma, questo mediometraggio. Jason finalmente ce l'ha fatta a essere ce fatto, sulle abbiamo... nostre reti e ce noi siamo fatto, felicissimi. Lo presentiamo oggi su Catanzaro Village perché giustamente tante persone hanno chiesto di vederlo, c'era tanta attesa. Allora abbiamo deciso, insieme a Roberto Cilento, il mio collaboratore, e anche alla produzione, di presentarlo con voi e che ringraziamo ah. voi in, in, in anteprima per, per questa presentazione in prima assoluta nazionale di Jason allora facciamo così velocemente così andiamo subito al sodo vediamo intanto il mediometraggio e poi eh, vi darò eh, la parola a ciascuno così oh che bello vediamo già la diretta vediamo la nostra vado con le presentazioni certo parto proprio dalle signore quindi abbiamo la giornalista Maria Teresa Notarianni buonasera bentrovata buonasera grazie per l'invito e bentrovati a voi carissimi poi accanto abbiamo, vabbè, non ha bisogno di grosse presentazioni. Rino Rodio, grazie, attore. Grazie, buonasera, grazie a voi. Grazie al regista che mi ha invitato. pure. Prego. Ovviamente Andrea Paonessa, l'abbiamo già presentato. Poi accanto abbiamo Roberto Cilento, direttore di produzione. Buon pomeriggio a tutti. E poi accanto invece Roberto abbiamo l'assessore alle politiche sociali, il dottor Bonaventura Lazzaro. Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera, grazie a voi e bentrovati. Bene, allora io vi dico subito che Catanzaro Village, come ben sapete, è un broadcast digitale che si occupa appunto di podcast solidali, quindi per noi oggi davvero è una, una grande prova questa. Noi siamo davvero molto contenti Andrea di mandare in onda questo tuo medio metraggio scritto proprio da te, ideato da te te eh, io l'ho già visto insomma in una prima devo dire davvero complimenti eh, grazie 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 devo dire veramente complimenti e quindi insomma ringrazio la regia streaming a cura di giornistico buonasera ben trovato lui da lì ci farà qualche gestaccio ma ovviamente è smicrofonato quindi non può parlare con noi e se mi fa il cenno che siamo pronti io manderei subito jason perché davvero siamo curiosi insomma di, di vedere anzi ne approfitto per salutare Jason, per salutare la mamma di Jason che ha recitato, poi peraltro eh, bravissima, poi ci sono state un Vabbè, sacco di persone sì, che oltre a loro... Gli attori, pure Alfredo Libassi, King Kong, Salvatore Pettinato, e poi ci saranno, scusami, <ride> anche altri attori come Raffaele Cusato e tutti i ragazzi che hanno partecipato e anche una, un grazie in particolare alla Palestra Spartan che... Hanno messo in pratica, praticamente hanno poi collaborato con i ragazzi che si sono esibiti in varie scene che poi vedremo. Vogliamo ovviamente dire, ricordare, perché noi lo sappiamo: però, chi è dall'altra parte del vetro ovviamente deve essere informato del fatto che eh, Jason, questo mediometraggio, è stato proprio girato interamente nella città di Catanzaro. Quindi, ci sono stati con voi un sacco di locali, è stato girato in Viale uh, Sons di Catanzaro, Aranceto di Catanzaro. Poi ci sono stati dei che insomma vi hanno ospitato, le giostre dei fratelli Marsico e abbiamo visto una, uh, un Dobbiamo meraviglioso William che abbiamo visto salutato, poi c'era anche la ragazza, eh, io no, non conosco tutti i nomi, però voglio dire salutiamo in generale tutti perché davvero siete stati in tanti, perché dietro ogni lavoro c'è sempre veramente una grande squadra che lavora insieme, quindi per evitare di dimenticare qualcuno diciamo... Cuore, come sempre, grazie. Ora mi prendono tutti in giro perché sembro la D'Urso, lo sappiamo. Però va bene così. Andrea, cosa vuoi aggiungere? Così poi Aggiungo, andiamo eh, se ho dimenticato qualcuno che mi perdonano perché giustamente è stato un duro, duro lavoro. Pensa che abbiamo iniziato questo film il 20 maggio, dovevamo presentarlo il 20 maggio, però per piccoli problemi però ci siamo riusciti oggi è il 24 maggio. Quindi maggio 2022, sì, quindi maggio. un anno di, 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 di preparazione. Insomma, di, di... Posso dire che oggi presenteremo in anteprima nazionale, in assoluto, la prima sperimentazione di mandare un film in diretta nazionale streaming. Allora io come sempre ricordo a tutti i nostri utenti, gli utenti di Catanzaro Village, perché siamo davvero una famiglia che è cresciuta inesorabilmente. A. Assessore, perché sono troppo carina. B. Perché sono simpatica. <ride> Cì, perché ho gli argomenti, non lo so, no? Perché mi guardi così, Rino? Davvero. ABC, come, eh? ABC, ABC, grazie assessore, che bello! No, devo dire che io sono orgogliosa perché questa, eh, questa pagina Catanzaro Village-anzi, eh, mi correggo, questo eh, broadcaster perché sennò, dalla regia, mi fanno dei brutti cenni che vedo solo io. Devo dire, sono davvero orgogliosa perché è cresciuta inesorabilmente a mo' di famiglia. Quindi, ricordo, Andrea, veramente a tutti gli utenti di condividere. Quello che sta per andare sì, in onda. Perché, perché questa è una tematica sociale da vedere e poi, praticamente anche da commentare. Al di là uh, della. Perché questa io l'ho voluto mandare appositamente in onda con voi sì. per far vedere alla gente la tematica. Perché. Voglio ringraziare, no perché di fronte a me L'assessore Lazzaro Perché ha creduto veramente in questo progetto Dal primo giorno che l'ho presentato E mi ha stato accanto in tutte le soluzioni E io ringrazio in persona Grazie dottor Lazzaro Devo dire che l'assessore Lazzaro è una persona molto presente In un sacco di iniziative Perché non è la prima volta insomma che eh, Lo vedo anche accanto a te Ma sempre presente Per cui davvero grazie di cuore Perché questo è quello che ci serve in città La presenza proprio fisica È un in uomo in Poterle parli, è un uomo di un'umiltà, è la prima cosa di un uomo che si, nella vita, che è la cosa più bella, è l'umiltà, la gentilezza e l'umanità. Se hai la fortuna la cosa di, di, di essere l'assessore alle politiche sociali, diciamo che non, non puoi fare a meno di fare questo. E devo dire che al di là però del dovere poi si incontrano persone particolari, si incontrano situazioni eh, interessanti, si incontrano persone simpatiche, alcune volte meno simpatiche, però sempre, eh, è sempre un modo, una via per, per arricchirsi e in fondo per cercare di fare qualcosa di, di buono per la città. Beh, certo, certo, assolutamente, proprio per quello che cerchiamo di, di nuotare in questo mare per far capire, far vedere che... Ehm, ci sono un sacco di artisti proprio che appartengono alla nostra città, la città di Catanzaro. Uno di io. questi, Rino, Rino Rodio, che eh, voglio dire, abbiamo Grazie. visto spesso. Ecco, noi in Rino. O perlomeno io lo associo al, al, al buon vigile urbano di qualche tempo fa, poi l'abbiamo visto nelle cucine, insomma, degli italiani nei locali di Catanzaro e la cosa più bella è proprio tanti perché personaggi. sei stato in tanti locali qui a Catanzaro, questa è una cosa bella. Oggi finalmente ti abbiamo negli studi di Catanzaro Villaggio, quindi davvero piacere, ti ringrazio per mio, noi è davvero mio, un onore averti qui e siamo contenti. E poi un fiore da quella parte Maria Teresa, che è, oltre ad essere una giornalista professionista, una grande professionista, io sono. Davvero contenta perché ci siamo fatti una telefonata, abbiamo scambiato quattro chiacchiere, siamo diventati amiche, caro Andrea. Eh? Vero, è scoppiato una sola telefonata, è scoppiato proprio l'amore. Questa è la cosa più bella: il senso di ogni cosa, secondo noi. Eh, io volevo dire solo una cosa: perché accanto a me c'è un attore catanzarese Rino Rodio. Che fa parte: è, diciamo, un attore principale del film dove lui eh, ultimamente ha fatto il film Dante del Grande Pupavati. E, e, e ci ha onorato veramente la sua presenza nel film che è veramente Rino dove ieri con Rino siamo stati pure a Vibbo salutiamo anche gli, gli amici registi come Enzo Carone e tutti gli attori della Calabria che oggi ci seguono ci stanno seguendo da Reggio Calabria Rino eh, un saluto dai fallo cosa, ne, la tua, cosa hai percepito quando abbiamo girato questo film dai un attimino e poi mandiamo in onda il film scusami ma ti vuole prendere il posto è lei che deve fare le domande, eh. no, tu. Sei? tu sei il regista, giusto o sbaglio? Vabbè, Scusi, dai. Però, ho fare io Barbara per perché, i nemici. Perché Barbara. nel momento in cui poi lei vuole parlare dopo la, la visione del, del film, tu, vabbè, ci vediamo. Vabbè, ci film. vediamo dopo. Bene, allora io ringrazio veramente tutti voi. E se John mi fa cenno, da lì dalla regia andiamo subito a scoprire appunto questo mediometraggio Jason. Va bene così? Allora io vi dedico un altro applauso, noi siamo pronti. Mi raccomando, occhi aperti e soprattutto il click, condividiamo perché è importante, portiamolo in Canada, Jason, facciamo vedere a tutti che abbiamo attori, registi, assessori che ci vogliono bene, e, veramente abbiamo giornalisti che sono qui con noi, direttori di produzione, abbiamo veramente di tutto e di più perché la nostra città veramente non si fa mancare nulla, eh. dovreste soltanto darci un pochino di spazio in più e noi ce lo prendiamo. Grazie, buona visione, ciao! Amore, amore, vado a fare il caffè, lo vuoi? Sì, sì, va, va. to sí sonaamaría ლάმa μετpiκolodაnel midικaτtor Voglia! O stacci che ci ne Ma voglia, per favore! Maria, che faceste, Maria? Per favore, rispondimi, mare! Rispondimi, mi ma va a rispondere, mare! Aiuto! aiutatemi, Aiuta! c'è Maria! che sta male, aiutatemi, per favore, aiutatemi, Maria! 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 Maria, per favore, Maria, ti prego, Maria, mi Ma che è successo? Che è Maria, successo? per favore, Maria, rispondi, Maria. Maria. Che è Maria mia! Maria! Aspetta che prendo un po' d'acqua. Tra pronto, sono certo, se qualcuno non si prende ammonio, che Come non ci sono ambulanza? Mare, Mari rispondi, Mari, Mari mi per favore mare. 2020 Ok, yeah, se i soldi sono come gli amici falsi, non mi chiamano mai Sta città dorme e rimane in silenzio, se resti ci morirai Sta musica è ciò che mi fa provare dentro, tu non lo capirei mai i soldi, il sudore che c'è dietro un pezzo tu non li capirei mai buche che continua a saltare io spero finisca presto questo tunnel Tu dove a destra e a sinistra ci sono gli ostacoli e vedo una luce alla fine del viaggio che devo raggiungere non ci sono scuse tocca solo a me so che non ci sono scuse deciso di essere vero anche se la gente odia la bocca della verità sapo santero perché avrò vinto lo stesso anche se non non saremo stati amore mio come stai? Com'è? Ti senti? Eh, tranquillo adesso che è tutto a posto. Sua moglie ha avuto una crisi molto violenta. Ma è rientrato tutto nella norma. Abbiamo fatto gli accertamenti del caso. Sta bene, non si preoccupa. Probabilmente la causa del suo malore è stata l'aver ricevuto la notizia sull'esame fatto a suo figlio da Pavia. Ma di cosa state parlando? È arrivato l'esame e il riscontro sulla TAC. Hanno riscontrato un tumore maligno al cervello sul bambino. È necessita di un intervento chirurgico. Ma che più cosa presto. state dicendo, dottore? Lo so, mi dispiace, signor. Gesson. Ma siete sicuro, dottore? È arrivato il riscontro da Pavia, proprio nel momento in cui la signora si è sentita male. Oddio. C'è la necessità di fare un intervento chirurgico più presto, perché c'è il rischio della vita. Aiutatemi per favore, non c'è niente che mi potete aiutare. Purtroppo nel mondo solo tre luminari fanno questo tipo di intervento. Uno viene dagli Stati Uniti proprio a Genova, ma ci vogliono 25.000 oh, euro. Ma dove li prendo tutti questi? Oh, Io oh. lavoro ogni tanto, la mia famiglia sono disoccupato. Io personalmente non so come aiutarti, però forse. forse un modo lo troviamo, dai. Farò una telefonata questa sera a un mio carissimo amico è un politico molto importante di Catanzaro il dottor Malacaria io chiamerò stasera e le spiego il fatto lei domani lo chiama e poi mi fa sapere come è andata solo lui ci può aiutare signor Gesù solo ringrazio con apatite di cuore dottore non mi ringrazi speriamo che vada tutto bene grazie okay? dottore grazie gentilissimo ci proviamo Buongiorno dottor. Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Signor Jason? Sì, sono io. Buongiorno. Signor Jason, va bene con la macchina? Sì, sì, sì. sì. sì, sì. Ragazzi, io vi parlo con il cuore in mano. Mi ha chiamato il dottor Martino e mi ha spiegato un pochettino la situazione. Uh -huh. Intanto mi dispiace tanto per il bambino, è un'operazione un difficile, ve lo dico, sì. non mi do nessuna. Signor Jason, mi dispiace. Però cerchiamo di, soprattutto per trovare il problema qual è. Questi 25 mila euro per l'operazione, cerchiamo di a tal proposito. Vi parlo. Io mi sto candidando al com comune. Uh -huh. Quindi, una mano come si suol dire, una mano va la l'altra. Se, se io dovessi salire, se ce la faccio, e 25 mila euro, vi prometto che ve li do io. Così facciamo l'operazione. Alla vita, però, mi dovete chiaramente aiutare Sì, me li trovo io non vi preoccupate <ride> perché fra, fra uomini poche parole bastano io vi prometto che 25 mila euro eh, e, voi, e mi Io voi do una parola che vi trovo io, io perfettissimo ora sia una cosa che dovrebbe essere proprio una promessa che mi aiutate promesso allora come andiamo tutto bene allora no, io come è andato bene sto bene devo essere vi devo ringraziare per quel poco che avete potuto fare, perché sicuramente pensavo molto di più, insomma, da come ci si presentava, cose come mi hanno detto, insomma, purtroppo con quei pochi voti non ce l'ho fatta. È inutile che io mi metto qua a parlare e a discutere. Io con quei voti che mi avete dato, 420 voti, non ce l'ho fatta. Quindi le 25.000 euro che vi avevo promesso... Non ce l'ho. Scusate, dottore, ma nella vostra sezione vi ho fatto quelli 280 voti. Ho capito, ma a me me ne, me ne servivano mille. Voi mi avevate detto che me ne portavate mille. Non ci sono stati per arrivare a, a, alla presidenza, non ci sono stati. Ma non mi stai piando fuori un uomo, mi hai preso in giro, a me la mia vera famiglia. Ma poi non usiamo questa parola per il culo. E noi quando ci sono le elezioni, siamo italiani per voi. Quando finiscono le elezioni, per voi siamo zingari. Si deve vergognare, però... vergogna. No, no, Abbiamo fatto di tutto per raccogliere i voti. E ho capito che siete mossi fra di voi così, però io non posso. Non è di... giusto, noi siamo stati di parola, mentre voi ci avete presi in giro. E io sono stato di parola e detto... Vi dovete vergognare, non è giusto. Però pure io sono di state state stato di parola. Perché vi aiuto io... mi sto aiutando per no. quello che posso siete fare. Siete stato proprio un uomo di merda. Andate, si, per sono porno. costretto a chiamare pure i carabinieri per cortesia andiamo dai Accompagni. sentirei parlare di me molto presto pure tu sentirei parlare di me molto presto allora ci sentiamo vi saluto, accompagna grazie, grazie sai questi 150 kg di cocaina non la m'appiazzare a vivo la m'appiazzare cacca Tanzaro. dacci ci sono troppo controllo Vabbè non ti preoccupare Ma che picciotto hai, chi? Voglio un zingaro, un picciotto a posto, non ti cade un po' bene, capito? Saverio, ma a me che questa zona non mi piace Io so che qua la riserva ha più 150-200 pissiane, vero? Don Michele, qua siamo alla lancetta, è una zona un po' che dobbiamo stare lì con gli occhi aperti che ci sono stati oltre 600 arresti tanto per traffico di cocaina eh, Bisogna stare con gli occhi aperti State tranquillo, domenica, che figgeremo bene, Tranquillo. Salvo, chiama il suo picciotto, dai. Andiamo a poco, allora chiamo, chiori, chiori, fermati un minuto. Uno, due, tre, poi... Ecco, lo serve. Ah, se capicino comunque, eh. Buongiorno, noi siamo qua alla zona Lanceto, vicino al chiosco, dove, dove siete voi? Ah, allora siete arrivati! Sì. Dove siete ti facile? qua, la zona Lanceto dove c'è il chiosco, dove dobbiamo arrivare. Ah, sì, non capisco. Allora salite qui, a di mattare, perché parliamo troppo da me. Ah, salendo, giusto? Va bene, dai, dai, acchia, 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 la è più avanti loro comunque. E va bene, siamo qua, chiuni, ciao! Ciao! Un sacco di soldi questa roba, però ricorda che in paliamo con sbaglia paga. Non mi chiede, io sono un principe, casa ne tutto come pensano, la mia parola è sacra e oggi per festeggiare la vostra credita presenza vi porto a mangiare un meglio pesci. Perché sa che voi piace, hai visto che eh? ora non è accaduto presentavo, ora mon è a mangiare dai su, amore! E okay. okay. fare i bagagli. E scappero da tutto, la mia gente è morta e la ricorda a tratti. Se città sembra morta, nessuno supporta, sono tutti morti. Lo stato non funziona, la società crolla, è meglio farsi avanti. È meglio farsi avanti. Devo fare una hit, ah, uh, perché devo fare business. Scoppo solo una P, mmm. Quella che fa più fit, fitness, non riesco a stare in chill, no Proteggiamo una Mi, mi stress Se vuoi ti faccio il peace, peace Scemo chiamami Eat, Eat Man Tu mi son sempre pila, pila Tuo padre è la tua visa, pisa Me la sto fosse mora o liscia Che si chiami sia Marto e Voglio andare a Milan, Milan Scemo che cazzo ridi, ridi Con culo sopra una pagina Mentre aspetto che ti tiri, tiri. Ho la tua voglio vita gloria Piazzo bandiere finisce sta storia pensi che vinco perdo in una storia non perdo un cazzo se è solo una troia 500 perdo 500 faccio su una 500 sono tutto fatto 100 foto, un cazzo 100 meli mangia 100, 100 spot voglio un lambo giallo e faccio boom il consigliere comunale Malacagna grazie a lui sto passando una settimana da sballo eh, grazie a lui sono qua perché lui mi ha mandato qua da te ma a proposito tu oltre a questo che fai che lavoro fai e faccio passare dei pizzotti i pizzotti dei pizzotti mamma mia ah. Quanto devo andare? Tanto ti manda il consigliere malacaria. Salve. Mi manda il consigliere Maracare. Ancora, pure tu. Accomagnalo allo spogliatoio. 20. Ok, yeah Se i soldi sono come gli amici falsi, No, non mi chiamano mai. Sta città dorme e rimane in silenzio, se resti ci morirai. Sta musica è ciò che mi fa provare dentro, tu non lo capirei mai. I soldi, il sudore che c'è dietro un pezzo, tu non li capirei mai. Buche che continua a saltare, io spero finisca presto questo tunnel. Dove a destra e a sinistra ci sono gli ostacoli e vedo una luce Alla fine del viaggio che devo raggiungere non ci sono scuse Tocca solo ammesso che non ci sono scuse Deciso di essere vero, anche se la gente odia la bocca della verità Sta sì, Santer, perché avrò vinto lo stesso anche se non non saremo star Pensi davvero, che avere un pacco di vestiti in più io sia nato negli Evo Conosco pure chi lavora in nero, chiami uno skin in er. La city muore, non voglio morire con lei, non posso farlo per qualche papo che commenta un video non posso farlo. L'ho messo a un fratello che prenderò tutto, e adesso devo farlo. Sono nato un sogno, sogni nei pensieri, ma devo concretizzarlo. E sono lo stesso di prima, anche se la gente non l'ha mai fatto. Bevi i ricordi di prima, sotto la pioggia in non cazzo, ma nei miei occhi lo vedi. Dopo ogni dramma ancora sono in piedi, restami a mio fianco. Svuotiamoli assieme questi bicchieri. Drammi che sono ancora troppo in mezzo viaggi e corro ancora senza un mezzo, perdo te e loro ok fa lo stesso, meglio che dover perdere me stesso, uh, so che tu cazzo la me fa di più, e non mi importa di quello che tu vi faccio vedere questo zingaro che comanda Hatsù 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 a oh. qui, Ho il pizzotto, è la mia zona qui. Vi faccio rispettare, vi faccio rispettare. Che i tuoi figli che vengono qui a casa non sanno comandare io. Vi faccio vedere io ora. Stasera vi faccio la manzana dei piedi, a tutti voi. Fa la voglia. Vi faccio vedere io, che si prendono i soldi. 200 mila euro si prendono, forse 200 mila euro. Vi faccio pagare questo. Dove? Ah, oh, come c'è il secco comando a casa? Qua che c'è a fare? Vieni qua Chi è? Signore, sono il consigliere Malacaria Ah, Buongiorno Buongiorno signore, come state? Tutto bene, vai! Jason è in casa? Sì, certo! Accomodate! Caro Jason! Buongiorno! Accomodate! Grazie, ti sempre gentile, grazie, grazie! Fate come se fosse a casa vostra! Grazie, grazie grazie, no. grazie, grazie! Come sta il bambino, vostro nipote, come, come sta? Una meraviglia! Sono mm. alto, sono contento. Grazie. grazie, secondo me, da papà, immagino! Io, Jason, ho saputo che hai fatto una grossa operazione con delle persone di Palermo. Quindi la voce ancora si espansa. Circolo, circolo, sì. Jason, con il bravo complimenti, ormai sei diventato principe. E io proprio per questo, che sei diventato principe, mi devi aiutare, Jason. Lo so, vi capisco. Sono in netta difficoltà, Jason. Mi sembra 200.000 euro in contanti. A disposizione. Grazie, 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 grazie. grazie. Ma ci dai 200.000 euro. Permettete due minuti. Pronto. Fate perché fare non ci pensare. A boh. Ciao. Maria è venuta dal dottore Malacaria e mi ha detto di dargli 200.000 euro. Ora lo sistemo io. Lascia Ma so, andare Maria mia, fai quello che devi fare.

Sembra morta, nessuno supporta, sono tutti morti Lo stato non funziona, la società crolla, è meglio farsi avanti È meglio farsi avanti Devo fare una hit, ah, perché devo fare far B business Copo solo una B, mh, quella che fa più fit, fitness Non riesco a stare in chill Voglio vita, gloria, piazzo bandiere, finisce sta storia. Pensi che vinco, perdo in una storia, non perdo un cazzo, sei solo una troia. 500 perdo, 500 faccio, su una 500 sono tutto fatto. 100 foto un cazzo, 100 me li mangia, 100 cento sport, voglio un lambo giallo. E faccio room, e se è spot, il bruno. Se esposo sia youtube notizia clamorosa sta scuotendo nelle ultime ore la città di Catanzaro. Il consigliere comunale da poco eletto, Antonio Malacari, è stato arrestato proprio in questa zona tra Santa Maria e Lido nei pressi della motorizzazione. Le accuse nei suoi confronti sarebbero molto pesanti, traffico di droga, tangenti, voto di scambio. Durante un controllo la polizia gli ha rinvenuto in auto 300 grammi di cocaina pura. Uè, alleluia, alleluia. Un brindisi a brindisi. tutti i miei amici che possono assistere al mio successo I gianni già fanno i puli però a me la succa ancora. E sono già le quattro stanno pieno stacco 500 perdo 500 faccio 100 foto un cazzo 100 me li mangio 100 a 100 sport e non ti vedo manco gang E faccio brun Che sia sporti o se aiuto Bio top un cappellaro Lo butto sul serio E fanno più No topina il mio chiudo Se uno snitch è chiaro Bravi, bravi e complimenti, bravi. Allora, come, come abbiamo detto prima, insomma, in apertura, eh, Jason è un mediometraggio scritto e realizzato dal nostro regista Andrea Paonessa, poi insieme a lui, ovviamente, direttore di produzione, abbiamo avuto Roberto Cilento, ma eh, un cast davvero pazzesco, perché l'unico vero attore era Rino Rodio. Ma ho visto che ce ne sono state tante altre. Vero? Io, ecco, io ti volevo fare questa domanda, Rino. Dimmi. Cioè, a livello di recitazione, devo sì. dire, sono state da... sì. è un'impressione sì. mia o no, tu no, che no, lo no, fai no, per hai mestiere? Hai perfettamente ragione. Devo dire, per me è la prima volta, eh, io ero veramente curioso di sapere... Come usciva questo progetto, ma eh, devo dire complimenti a Lucia, complimenti a Lucia, complimenti a Gesù, complimenti a tutti. Ma veramente non è facile eh, piangere col telecomando come piangeva Lucia. Cioè non scherziamo, cioè, bravo, applauso, bravo, applauso, bravo. Applauso a Lucia a e Lucia. bravo anche Gesù, perché recitare per la prima volta davanti, già davanti alle telecamere è già difficile, non è facile. Poi la prima volta, è veramente mi sono contento e complimenti anche al montaggio. Bravo. Come si chiama il signor Tommaso? Folclore. Bravo. Il Tommaso ah. è stato veramente eccezionale, complimenti e mi fa piacere poter dire e prendo le parole che tu hai iniziato all'inizio, mi permetto di dire che eh, a Caranzaro bisogna fare qualche cosa. Cioè non è solo il fatto di salire su un palco e dire aiutiamo la Calabria, aiutiamo i calabresi, non è questo. E io ti posso garantire che fare quello che sto facendo, ma io mi diverto, tu sai come sono fatto io, in Calabria non è facile, no. non è assolutissimamente facile, nessuno ti aiuta, ma nessuno, e tutti si riempiono la bocca, e eh, aiutiamo la calabresità. Non è vero, non ti aiuta nessuno, ognuno si guarda i sacchi suoi. Parliamoci di, il chiaro. Oh. <ride> eh, cioè io voglio dire, cioè, parlavo prima con l'assessore, eh, cioè, voglio dire, io faccio, mi permetto di dire: ho fatto questo film, la fortuna ho avuto di fare con Pupi Avati, non stiamo parlando e Pinco Pallino, insomma, no. Dove un film come Dante candidato all'Oscar. Cioè io vengo l'unico attore, o oh, fu più bravo. Non sono stato bravo. Ho avuto la comparso il protagonista, ho avuto sempre un ruolo che era il marito di, di Beatrice. Dopo tutto. cioè quindi voglio dire, un bel ruolo. Oh, ma ci fosse stato uno a dire: Ma, ma è chi sto. Cioè, quindi mi permetto di, quindi, di allacciarmi a te perché veramente è così. Ti posso garantire che qua non ti aiuta nessuno, e, e ne ho fatti io. Perché dico questo e lo dico anche un po', sai, accaldato? Perché io cerco di aiutare chi posso. Lui mi ha chiamato, siamo amici. Ho visto il progetto. Ma poi, voglio dire, un progetto bellissimo: cioè, stiamo uh, un ragazzo che sia Romo, che vuole fare l'attore? Può avere un sogno, uno, voglio dire, nella vita. Sto sogno nel cassetto, ma ci voglio dire. Allora, diciamo che. Non aiutare? Voglio... Diciamo che uh, Potrebbe io... essere strano, ma. Tu mi conosci fin sì, da bambina, sì, no? sì, Ero una bambina quando ci siamo conosciuti e anche io avevo un sogno nel cassetto. Poi sono stata fortunata perché ho trovato le chiavi, insomma, eh, di questo cassetto, l'ho aperto, dentro c'era mio marito, mio marito mi ha preparata, insomma, devo tutto a lui ed oggi ho realizzato parte di quel sogno. Poi avevo un'altra piccola parte, anche io avevo il sogno un po' eh, nascosto, quello di recitare per una volta nella vita, ho detto "Ma chissà", e ho recitato. Però mi sono resa conto che è difficile, non è tanto facile, difficile, è perché ci vuole prontezza, perché ci vuole memoria, perché ci vuole ehm, quella, quella forza di non emozionarsi quanto di imbarazzarsi certo, di fronte alle telecamere. Certo. Quindi l'ho fatto perché poi alla fine l'ho dovuto fare. Certo. Una volta che mi ero proposta ho detto vabbè, ormai porto a, a termine sì, questa, certo. questa cosa, però mi sono resa conto che <ride> la non recitazione è, è un altro mondo. No, e prima di passare agli altri ospiti, ti volevo fare giusto un'ultima sì. domanda. Siccome eh, io sono abituata un po' insomma, a vederti eh, nelle vesti ehm, di personaggi che tu hai interpretato, molto simpatici, molto freschi, molto sì. allegri, sì. la mia domanda è quella: forse che ti avrebbero fatto oggi in tanti, no? Che cosa hai provato nel. innanzitutto, recitare a Catanzaro nella tua città, la nostra sì. città, con persone appunto della nostra città, dove tu stesso eri consapevole del fatto che nessuno. Poteva essere praticamente un tuo collega, perché erano tutti ragazzi che per la prima volta sì, sì, sì. hanno recitato, e tu, dalle vesti del solito simpaticone quale Rino Rodio, sì. che tutti conosciamo, ma tutti conosciamo, ti sei trovato a fare una parte importante no? Sì. Perché tu eri praticamente quello freddo, o quello che per soldi sì. ha dovuto insomma vendere la sua anima per soldi, ma poi alla fine questo bambino non lo hai no. aiutato e poi alla fine loro ti hanno fregato, perché certo, comunque diciamo eh, che. Me lo sono meritato ecco, alla fine dire. Volevo capire, da, non da attore, ma proprio da uomo, da persona, come ti sei sentito? Allora, guarda, giustamente eh, eh, la, la, questa domanda me l'hanno fatta in tanti, eh, perché immagino, chiaramente immagino. mi conoscono, diciamo, come comico, come cabarettista, vabbè, quindi passare da questo a un, un qualcosa di drammatico, insomma, non è facile. Però eh, il fatto che io in quel momento lo riuscivo a farlo perché soprattutto lo dovevo trasmettere a loro cioè se io mi permetto di dire va bene Andrea mi hai chiamato quindi vuol dire che stai dando fiducia a me e devo cercare di dare la forza e la fiducia anche agli altri quindi vuol dire che in quel momento devo dare aiuto ad Andrea perché non è facile uh -huh. e come gente perché l'esperienza di tanti anni cioè a me la, sai dopo tanti anni di telecamere non quell'imbarazzo davanti alla telecamera non ce l'hai, quindi riesci a cambiare umore da un momento all'altro con molta facilità. Sicuramente, se, per questo dicevo, chi è la prima volta che si guarda in telecamera, già la telecamera ti, fa, ti mette in imbarazzo e ti blocca la, la parola, lo, lo sai. Certo, benissimo. assolutamente. Io sono fortunato che in questo, che avendo l'esperienza della telecamera, non mi imbarazzo, non mi fa paura, quindi posso cambiare l'umore da un momento all'altro. Ed è, ed è, ma pure per esempio in Dante, che ho avuto questa fortuna di, di fare Dante, che se, posso, se mi posso permettere che in questo momento va su Sky, quindi chi vuole se lo può anche vedere ah, su Sky. Ah che bella cosa. Lì ho fatto un altro personaggio, cioè, calcola che ero il marito di Beatrice, il marito di Beatrice che sposa Beatrice. Ci sono due momenti. Il momento felice che è il matrimonio con Beatrice, ma il momento anche triste quando Beatrice muore, perché Beatrice muore giovane. Quindi sono già due comportamenti ben distinti e separati, eppure lo devi fare. In quel momento, fare veramente il marito triste è rovinato dei pianti lì non è stato facile. A me la cosa che mi è piaciuta particolarmente, e poi vado dall'assessore eh, dall Lazzaro, e, è stato proprio questo vostro recitare col, la, col nostro dialetto. Perché eh, la cosa che a me eh, colpisce particolarmente è quando noi vediamo un qualcosa ambientato, non so, in Sicilia. Tu devi stare attento perché comunque noi il siciliano più o meno lo capiamo, ma più o meno... Ma non è il nostro dialetto, quindi comunque siamo lì attenti a capire, Picciotta... E un altro piccoli, bel tasto però... Tu mi stai pungendo, eh, però... Eh, eh, tu eh, mi stai pungendo, te il lo nostro, dico Il nostro dialetto, devo dire, io sono orgogliosissima, contenta sì. e ringrazio davvero Andrea perché per quanto mi riguarda più che mediometraggio, film, sì, cortometraggio, sì. come, come i, i termini che usate voi tecnicamente, poi qui c'è una giornalista, una professionista, quindi voglio dire, poi ci dirà meglio lei. Devo dire, eh, Assessore, questo discorso di aver sentito il suo dialetto, cioè il nostro dialetto, non è una cosa che eh, comunque ha completato un po' l'opera di, di Andrea Paonessa? Posso? Po dico solo una cosa, apro sì, e chiudo. Prego. Per quando ti, mi, ti dicevo che mi hai. Ti ho punto. <ride> Allora, il dialetto è bello il nostro, va bene? E non c'è dubbio. Sicuramente abbiamo un'edizione molto eh, ragazzi. Eh, diciamo che da, da film non, non lo è. Insomma, voglio dire, chi fa questo, questo lavoro? Io mi sono mi è capitato in spiaggia, un regista mi ha visto in faccia, vuoi fare un film, voglio dire? Ma sicuramente chi vuole fare l'attore deve studiare, perché se no, ai casting ti tagliano. Parliamoci chiaramente certo. nel momento in cui c'entra la, la nostra edizione, perché già il siciliano è diverso, il napoletano è diverso. Ma la cosa grave, ritornando sempre al fatto di prima che qua nessuno ti aiuta e che i ragazzi che vogliono andare in questo campo va bene, si vogliono affacciare a fare l'attore, devono sapere che quando escono i casting e i film, va bene della film uh -huh. commission la roba, il brutto qual è? che cercano attori calabresi va bene, allora chi è, andato, è nato qua ed è stato 40 anni a Milano e a Roma, quello è Calabrese è un lo stesso, quindi i cani ti tagliano. Cioè no, hai capito qual è la cosa? E poi quante film abbiamo visto che do dovrebbero essere i calabresi e parano il siciliano? Ne abbiamo visti tanti Cioè quindi voglio dire, no, non siamo difesi da nessuno. Punto. Basta, vi difendo Basta, io. Difendo Difendeteci io, voi. <ride> allora, Grazie, abbiamo... scusatemi, lo sfogo pure, però lei no, mi pungeva. No. no, non mi è fungeva. vero, non è vero che sono io che pungo, era lui che la gonfia voleva. <ride> Grazie oh, a voi. Comunque, complimenti a Femme, bravo il regista, bravi tutti gli attori. Complimenti. Grazie me anche per aggiunge. il complimento fatto a me, gentilissimo. Andiamo no, no, è avanti. Vero. Tu mi pungi, tu mi pungi. <ride> allora, andiamo dal dottor Lazzaro <ride> perché volevo insomma sapere: diamo in diretta una caramella alla menta al regista Paonessa perché ha ah, un colpetto di tosse. Tutta mm la -hmm. sensazione, <ride> il nervosismo, Allora, intanto, l attenzione. L attenzione. Diamo una caramella in diretta, oh, ecco qua, così abbiamo tagliato la testa al toro. Quali sono le sue impressioni? Ci parli un po' insomma di quello che è, commenti... ci commenti un po' la situazione. No, comincio da, intanto dall dalle ultime cose che ho sentito, non so se era una domanda o che cosa sul, sul dialetto. Diciamo che se io sono qua è anche per questo, e mi spiego, io non sono un critico cinematografico, non sono un attore, non sono un regista, certo. non sono un conoscitore dell'arte dell eh, cinematografica. Mi piace ogni tanto vedere un buon film e questo è un discorso diverso, ma se sono qui è proprio perché eh, è successo nella mia ancora breve eh, esperienza, diciamo, amministrativa, politico-amministrativa, da assessore alle politiche sociali, di incontrare eh, Andrea Paonessa che nella sua veste professionale cioè da regista si è presentato, si è presentato a me eh, raccontandomi di un film eh, fatto a Catanzaro e allora eh, al di là della capacità tecnica, al di là della, dello studio che ci deve essere ma questo non ho dubbi, sono d'accordo con Nino Rodio sul fatto che eh, gli attori devono studiare da dovunque si vengono ma non solo gli attori chiunque vuole fare una cosa per bene deve studiare, sennò no, non c'è, eh, resterà sempre una cosa fatta a metà. Ma a parte questa parentesi, nel momento in cui un mio concittadino, e parlo nella veste di assessore alle politiche sociali del comune di Catanzaro, nel momento in cui un mio cittadino catanzarese eh, mi viene a raccontare che ha fatto un film a Catanzaro, per di più con attori catanzaresi, Magari parlano pure in parte in dialetto, eh, e non solo, quanto cittadini di Catanzaro, di quartieri che a me devono interessare per mestiere, diciamo così, tra virgolette, ci siamo capiti: dei quartieri più difficili, e non, non è brutto dirlo, e così allora sapere che ci sono delle, delle menti, o che comunque ci sono dei. Dei, dei riflettori che si accendono su quartieri su cui noi dovremmo accenderli su cui io ho, ho messo nel mio, nel mio programma l'attenzione e di conseguenza sono, sono di aiuto a me fanno quello che io faccio da un altro punto di vista con altri strumenti e allora non può che interessarmi e quindi certo che, certo che mi interessa Andrea Paonesta certo che mi interessa Jason, ero Dio il dialetto catanzarese non, non può che essere così. Poi il fatto che sia anche per me, che non sono addetto ai lavori, piacevole e, e potrebbe essere un primo tempo di un film che potrebbe durare a lungo: perché è uno spaccato di una situazione eh, che è inutile dire se ben recitata o meno, ma che è reale. Come? vera, appunto, è reale. E allora a questo punto chissà che magari con la stessa chiave, visto che a quanto sento, ma non fatico a crederlo, anche dal punto di vista tecnico è ben realizzato perché non, non utilizzare questa chiave per certo dare seguito per utilizzare la stessa chiave per entrare in porte diverse, finestre diverse, della mia città e dei quartieri su cui io intendo porre la mia attenzione. Qual è l'augurio che vuole fare adesso in diretta ad Andrea Paunessa? No, l'augurio intanto che venga apprezzato così come è apprezzato in questo studio, anche da chi lo vede fuori da questo studio. Uh, dopodiché, c'è quella sorta di, 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 di campanilismo, di, di, di essere con paesani. Che non penso che lo dia di un giudizio perché è cadanzarese, penso che il suo sia un giudizio tecnico. Però non, non ci vuole molto. Qui ad essere con lui in una situazione in cui eh, tra di noi sappiamo di essere trascurati e, e non troppo considerati, allora vedere che c'è qualche cosa che si muove non può, non può che fare piacere. Ma visto che siamo in diretta, visto che questo in teoria lo possono vedere dovunque, anche in Italia, se questo possa, che, che questo possa essere visto, intanto che già non è poco, ma poi anche apprezzato fuori dalla, dalla mia città, questo è l'augurio che io gli faccio davvero con grande sincerità grazie grazie all'assessore all al dottor Lazzaro e andrei subito da Maria Teresa Notarianni è una giornalista una professionista eh, volevo appunto eh, intanto ascoltare le tue impressioni e poi so che hai delle cose da dirci al riguardo perché noi ci siamo fatti appunto questa telefonata abbiamo chiacchierato un po' eh, e mi hai detto delle cose interessanti vorrei che oggi le dicessi qua in diretta con noi quindi ti do la parola prego e ribadisco il grazie perché nelle città, nei posti dove non si sanno le cose, non ci si aiuta intanto in primis non per parlare della comunicazione e del giornalismo però le cose vanno dette al fine che eh, tutti le sappiano e magari in cui tutti si identificano le persone che ci vogliono aiutare, c'è sempre bonus, malus Parto dalla fine facendo l'augurio. Mi posso agganciare e fare anch'io un augurio così come certo. hai chiesto al distinto signor Assessore. Ebbene, risolvo due o tre cose che vorrei dire con l'augurio. Um, l'augurio che faccio ad Andrea Paonessa, è intanto è quello che, lo, che faccio a tutti gli altri. Di non lasciarlo da solo quando fa determinate <coughs> e realizza determinate tematiche. Perché nessuno. Posso. Sì, no, no, eh, sì. E poi ehm, allora, il mio augurio ad Andrea è che qualunque atto di scoraggiamento potesse eh, coglierlo, di non recepirlo, perché poi lo scoraggiamento fa parte di un qualcosa che eh, ti pone in una discesa alla quale si associano altri scoraggiamenti e cose simili. Cosa voglio dire? Il mio augurio, il mio augurio è un po' quello che ha detto l'assessore, che questo film sia una porta al fine che si sappiano cose da sempre sapute e da sempre realizzate, ma non sapute tramite questa di porta, che è uno strumento che non apprezzo, perché il potere della comunicazione, non perché sia il quarto potere, è anche di più, perché oggigiorno non è una comunicazione che... Eh, la comunicazione è comunicazione, ma se tu vuoi, in un clic, in frazioni di secondo, una comunicazione fra poche persone raggiunge l'intero mondo, punto. Senza parlare della comunicazione a livello professionale e scientifico, però la comunicazione è anche importante perché qualora tu avessi uno scoraggiamento, ti auguro e ti auguro di ricordarti, per cui, di pensare ad una chiave, ad una porta, a strumento, questo tuo film, senza prezzo. Perché se è vero che tocca una tematica straconosciuta, è vero che tocca una tematica... Che così come la bellissima signorina vicino a me, eh, per wow. oggi la chiamo signorina regia. <ride> <Che bello>. eh, <ride> eh, il mondo conosce e lo conosce talmente tanto bene da pensare e dare per scontato che non se ne possa uscire più. Però un'equazione, così come è vero, che è la prima volta, sono prime volte a livello diciamo regionale stretto che si pone questa tematica. Di emergere tramite un corto, un medio, chiedo scusa, metraggio, un mediometraggio, talmente forte deve essere la forza di non mollare questa con altre situazioni. E bisogna quindi, un altro augurio, circondarsi di persone positive, perché alla fine cercandole sono più quelle positive. Però, come le si cerca? Comunicando. Perché. Ricordiamoci che non sbagliamo mai quando comunichiamo, con un clic e una frazione di secondo chi non ci vuole vedere non ci, non ci vede e non ci sente, però non c'è mai tutta la popolazione per certo che ci ha sentito o ha saputo o ha visto il nostro messaggio o il nostro mediometraggio, quindi non stancarci mai di usare questa porta e che questa tua sia una porta per te in primis ma per tante altre persone ancora più forte come segno di liberazione. Da. bene, io ringrazio Maria Teresa intanto so che c'erano delle altre considerazioni che volevi fare sì, riguardo... non volevo essere pesante però... no assolutamente, però magari ecco ci siamo eh, sì, dette sì, sì, qualcosa sì. allora, riguardo... in poche parole, eh, ancora il mio grazie chiudo qui con i grazie per chi mi ha ospitato perché, perché mi associo alla, al tema che, che perseguo io questa sera l'etnia Rom fa parte di eh, quelle etnie eh, e da ciò altre problematiche per le quali non si può negare che si provi un determinato, e definiamolo così, razzismo. E, io ho coniato una frase, andare oltre i pregiudizi, conoscendoli, conoscendo in questo caso l'etnia rom, ma eh, in questo caso devi conoscere chiunque e qualunque cosa, e qualunque film, e qualunque situazione, prima di dare per scontato che non ti piaccia, poiché è così e così. E allora onore al merito, ringraziando chi mi ha invitato, perché diciamo, una signorina così giovane ha il coraggio in questa cittadina di portare avanti certe tematiche con un piglio, una forza e un garbo professionale raro magari poi lo faranno tutti, però lei è la prima e, vabbè. e allora no no, è bello dare onore al merito, che ognuno si pigliasse il suo ruolo nella vita perché la vita, se uno mettesse in scena un teatro, penso che le parti ci sarebbero per tutti, quindi perché non dare onore al merito a ogni catena dell'ingranaggio e più catene ci sono, più anelli ci sono validi meglio l'ingranaggio cammina e i suoi risultati Rino Rodio, prego io dico questo, perché sai è facile dire, eh, per, eh te pensi, zingari qua, hai fatto i film con questo e questo. Io dico che il, il fulcro del discorso qual era? Che c'era questo ragazzo, che parlavamo del suo sogno, che voleva fare l'attore, va bene? provare, va bene? Lui è riuscito a farglielo fare, quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo... Lui uh -huh. ha fatto questo che voleva quindi ha provato e ha capito che vuol dire, vuol dire fare l'attore. E questa è la cosa positiva, è, è riuscito nel suo obiettivo. Lui in Bravo. questo momento ha fatto l'attore, lui è la madre. Ora che siano nomadi, che siano zingaro, anzi complimenti perché sono stati bravissimi. Per, e, per, quindi l'obiettivo è stato raggiunto. Perché ti, perché ti dico questo e mi accaldo sempre? Perché... Eh, Ci sono tanti obiettivi. Sì, poi, perché cioè, a, a me voglio dire, che andiamo poi purtroppo in un aggettivo dell'invito che neanche voglio toccare, voglio dire, eh, gli stima hai o, o il makai zingari. E eh, però quando u Hitchiko, pupavati non mi dicesti niente, mi chiamaste solo quando u Cioè, capito come siamo? Cioè, quando u i zingari mi chiamasti. Mi segui, eh, come siamo Pronti alla critica? C quando eh, è Rino, Rino, ti devo interrompere sì. ah, inter per farti i complimenti. Ti hanno chiamato, vero? Per la forza che hai avuto, è vero che ti hanno chiamato per i complimenti? Sì, sì per la forza Beh, che hai avuto. Dici, dimmi, dici, dimmi, dici, dimmi, dici, sì, dimmi, dimmi, sì, dimmi. Io dici, sì. devo cioè, dire una cosa. Quindi, no, L'obiettivo, cioè il regista, Andrea, Paonessa. L'obiettivo del sogno di Gesù. L'obiettivo la... del sogno di Gesù. Ma qua Era ci sono sogni ed obiettivi che nemmeno si pensavano di perseguire e invece hanno preso la loro strada. hanno iniziato un percorso. Perfetto. Cioè Lucia che è tanto bella quanto. Mamma bella. mia! Eccezionale! Io l'ho vista super. Un talento naturale, lo si può dire? Naturalità. Io no, devo no, naturale, dire naturale. devo dire, però, una cosa, poi ti do la parola, certo, come è, è ovvio. Sesso io penso anche questo: che nella vita, no? Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, per me questa è la mia politica in generale, però penso pure che non bisogna fare mai di tutta l'erba un fascio, cioè nel senso quanta gente lavora al comune? Tanta gente, quanta gente è impiegata alle politiche sociali? Tanta gente, quante persone oggi sono qui con noi solo l'assessore Lazzaro? Quindi significa che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, questo ragazzo con la sua mamma, eh, non lo so se ci sono degli altri parenti all'interno, se la moglie è davvero la moglie, no? questo, le, le dinamiche poi personali ovviamente noi non le conosciamo, io personalmente non le conosco, però secondo lei Assessore, cioè se si parla di integrazione, lei che appunto sì, occupa sì, proprio sì, il posto, se eh... si parla di integrazione, che, che mi rappresenta giudicare un ragazzo se è nomade meno o... Non ha senso... Mh, sì, non, non, non... Ha senso, non ha senso, infatti voglio dire, la mia presenza qui significa questo. Uh, adesso devo dire una cosa, che però non vorrei che suonasse diversa da come, da come la suono io, o come vorrei suonarla, nel senso che non è una difesa della categoria. Uh, c è, c è soltanto, sono tante persone al comune, ma qui c'è solo lei. D'accordo, ma io non sono qui eh, come solista in contrasto con il resto dell'amministrazione. No? Quello che c'è di bello qui, in questo momento, se io sto parlando a questo microfono, in questo studio, di questo film, con questo regista, eh, è che c'è l'amministrazione comunale di Catanzaro in questo momento. E per noi è qua, una risposta, per questo dico, eh, noi questo, non dobbiamo eh, fare eh, di tutta eh, l'erba eh, un fascio, questo, per noi è una risposta eh, positiva. Eh, eh, era riferito appunto importante. a questo. Per quanto riguarda i, i nomadi, no, sono io... I zingari, come li vogliamo chiamare, tanto non cambia la sostanza, fanno parte della nostra città, d'accordo? Io ho una difficoltà, devo dire la verità, ho una difficoltà a, a parlare di questi quartieri perché, come sentivo prima e concordo, la comunicazione è importante, ma la comunicazione con, con alcuni quartieri è difficile, non solo per nostra incapacità o mancata addirittura voglia o volontà di andare in questi quartieri, ma... Se ci dobbiamo dire tutto così con la stessa onestà con la quale Andrea ha fatto questo film. Io dico che anche da parte loro c'è una difficoltà a, ad accettare alcune regole che noi vorremmo dargli, eh, hanno difficoltà ad accettare degli aiuti addirittura. Sembra strano, ma è uno dei, pro ma è uno dei problemi. Perché c'è un problema di comunicazione reciproco, d'accordo? C'è un mancato riconoscimento quasi reciproco poter forzare questa cosa è un'ambizione per me come quella di Jason e quella di fare l'attore io se potessi non risolvere il problema di Via Lisonzo chi lo risolve quello o perlomeno chi lo risolve in tempi brevi ma se potessi riuscire a spostare di una virgola quello che è il peso di questo quartiere nella nostra città io avrei fatto il mio, sarei soddisfatto del, del mio dovere sono convinto che, stavo per dire, sono convinto che ci riuscirò Uh, il tentativo c'è ah, e ci prova. Io sono stato in posti. Io ho una certa età. Bene, mh, Sono stato tante volte a Via Risonzo, In quest'ultimo anno, quando io non c'ero mai stato in tutta la mia vita, sono andato anche con Andrea. Addirittura eh, per dire fammi vedere dove ha fatto. Allora lui mi dice ma eh, io ho fatto questo film, la, ci andiamo a vedere. Andiamo a vedere, lui sempre è pure meravigliato che dicesse, ma voglio io di vedere questa situazione. Ma io mi posti. riferivo proprio a questo. E eh, eh, vabbè, ci vuole, questa, ci vuole un po' di voglia, ma del resto se qualcuno, siccome io non mi sono imposto, io non ho vinto le elezioni, io sono stato chiamato a fare questo, evidentemente anche nell'intenzione di chi mi ha chiamato c'è forse, eh, forse questo forse tipo di apertura, questo. no? E poi non ci riusciamo, ci riusciamo. per Ah, che bello. Io vi permetto di dire... Comunque penso che questo film piacerà no. sai, piacerà molto. Sai perché? Pensiamoci un attimo, perché sa, tutti quanti potrebbe che molta gente pensasse che chissà che scene ci potevano essere al di dentro di questo progetto, capito? capito? Cioè, pensiamolo questo. Eh, perché i zingri dice Ma la vita? C'è cioè, capito? Il sangue è roba varia. Non c'è una scena. Di delinquenza, voglio dire, tramite due scaffi, voglio dire ma scene pesanti di sangue. E non dimentichiamoci Gomorra che ha rovinato Napoli, quindi stiamo parlando di qualcosa veramente pesante di scene atroci. No, in questo film tu non hai fatto nulla, anzi, pulito, bel e recoaro, Quindi molta gente piacerà perché pensava secondo me che di trovare altro, di trovare altro. sì, ne sono convinto. Andrea tu? Ne sono convinto. Allora, mi sono tolto questa, diciamo, zavorra, di Zavorraso. Eh, un, un po' perché me ne hanno fatto di tutti i colori, posso, lo posso dire, e lo ripeto continuamente. Ho ricevuto minacce, ho ricevuto calunnie, poi hanno fatto un post dove dicevano andiamo a vedere questo film. Ma allora, io dico una cosa, io ho realizzato il sogno di un ragazzo che quando me l'hanno detto la prima volta, io lo dico, me l'ha presentato Antonio Mauro, ci cioè, sai. Andrea c'è un ragazzo che è un rom che vuole fare l'attore io ho detto davvero cioè tu sei in grado ho detto portamelo io ho scritto il soggetto ho scritto la sceneggiatura pensare che io ho preparato la mamma e il ragazzo tramite gli ho dato il copione la sceneggiatura io li ho preparati per 3-4 mesi uh -huh. per 3-4 mesi se loro sono arrivati a recitare in questo modo perché mi hanno preso che io perché adesso lo posso dire, le gridate, che lui non lo sa, le gridate, io quando sono su un set io divento come un animale, ma non perché li maltratto la gente, perché voglio che la, quello che si deve trasmettere, si deve trasmettere, perché se tu devi recitare, io devo trasmettere qualcosa a qualcuno, lo deve percepire, non che si recita così tanto per fare. Questi qui c'erano professionisti come Rino, come Alfredo Libassi, King Kong. Ricordiamo che Alfredo Libassi e King Kong hanno fatto film come Mary per sempre, Ragazzi fuori. Poi c'era Salvatore Pettinato che ha fatto il capo dei capi. Prova mettere Jason, poi mettere quei ragazzi delle palestre che poi fanno arti marziali. Abbiamo fatto delle scene. Però nel mio piccolo ho raccontato veramente quello che succede nel sottovuoto della città. Delle volte il bicchiere non si alza mai. Si parla sempre delle cose opere, belle ecco, adesso ho dato la risposta a coloro che dicevano che questo film non usciva che c'era questo, che c'era quello ma non perché mi stavo togliendo il sassolino perché adesso io aspetto i commenti, è giusto che la gente faccia i commenti e giustamente io da cittadino, diciamo, catanzarese l'altra volta parlando con l'assessore Lazzaro gli ho detto guardate, mi stanno talmente attaccando su determinate cose che mi sento talmente umiliato, e lo posso dire, mi hanno umiliato perché poi mi hanno fatto delle minacce con un biglietto, zing, ma sì, chiamare che zing, manica. ma nella vita siamo tutti bene o male, quando c'è interesse, io non ho fatto nessun interesse, perché l'ho fatto talmente con trasparenza, onestà e rispetto verso la comunità, non solo di Viale Sonso, ma tutta la comunità di Catanzaro, della Calabria, di tutta la nazione. che poi possiamo parlare che questo film, secondo me, Rino può andare pure fuori, perché ha una tematica. Perché delle volte uno poteva pensare, dice, i zingari, come diceva Erino, o i rom, dicono fanno sempre queste cose rubare. No, vivono la loro vita quotidiana come le viviamo noi. Sono persone eh, diciamo normali Diciamo che eh, quello che è stato il, il... Io progetto... posso dire solo questo. Ho fatto un anno di sacrificio per presentare questo film e grazie al mio collaboratore e direttore di, di produzione, di Roberto Cilento, che... Ne abbiamo passati tutti i colori. E Roberto quante volte mi ha trovato con mal di stomaco? Ecco, perché sembra che una cosa che come iniziamo a muovere il piede e questo ti andava male. Ecco. Allora però ho deciso e l'ho fatto. Ci sono riuscito. Non voglio l'applauso di nessuno, ma no perché non chiedo, perché io ho incoronato il sogno, di, penso che è la prima volta sentire dire che Andrea Ponessa, l'unico che ha realizzato il sogno di un ragazzo romano. Ma ah, diciamo perché... che... Bravo, allora dire una cosa io per rispondere, soprattutto al dottore, ma è una tematica che appartiene a quello che dovevo dire, anche il Parlamento europeo si occupa, lui ha detto, ha detto lo voglio dire, non lo vorrei dire. Chiudo così il mio discorso. Spero di riuscirci perché no? Volere e potere, intanto essere positivi per se stessi. Lo si diventa per gli altri, in primis perché li si contagia e poi perché magari gli si dà l'opportunità di sapere che c'è una persona che la pensa in un certo modo e poi perché quella persona si può evolvere ehm, associandosi a quel modo di vedere, di pensare, e quindi le gocce diventano mari. Eh, lei, Rino Rodio, con, conviene? Mm. Ecco, perfetto. E infatti il Parlamento europeo se ne occupa di questa cosa. Se ne occupa come? e come? Ve la voglio leggere una cosa per essere sintetica. Il Consiglio d'Europa contempla un piano di intervento concordato durante i vari vertici. In questo caso, l'anno scorso, si è trattato del capitolo Costruire un'Europa più umana ed inclusiva. Il tutto riporta la conferma di capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa e del personale impegno a combattere qualunque tipo di esclusione ed insicurezza delle comunità Rom in Europa ed a promuoverne la loro effettiva e piena uguaglianza. E non è un discorso eh, l'essere contro razzisti verso gli zingari che può appartenere o meno a determinate persone. È un discorso che, a mio avviso, a prescindere, è un discorso che appartiene a prescindere a tutti, a quei tutti che pensano di conoscere una realtà e non la conoscono. E nel senso che, voglio dire, concludendo, non tutti siamo uguali e in tutte le etnie non sono uguali, in tutte le famiglie, in tutte le società. Però se non si dà alla persona, faccio un esempio, in una zona dove non ci sono bagni, in abitazioni dove non ci sono bagni, non puoi pretendere che la mattina dopo ti incontri con chi esca da quelle zone, da quelle abitazioni con il profumo di, di doccia appena fatta, di pulizia dunque. Allora, essere prevenuti può essere un elemento di saggezza soltanto se si studia il perché io sono prevenuto e si va a conoscere la persona. Ma in questo mondo... Da Hitler in poi, l'essere prevenuti non ha portato a costruire niente, ma a distruggere. Grazie, prego, Assessore. Ben, no, volevo giusto aggiungere una cosa a questo. Sono, sentendo questo discorso dell'inclusione, dell'integrazione, sono, sono parole che sono per troppo tempo rimaste parole. Il concetto è che senza questo non andiamo da nessuna parte. L'importanza che io spero abbia questa quest occasione, questo film, questo mediometraggio, una parola che io non conoscevo, sempre il cortometraggio o il lungometraggio. <ride> il mediometraggio no, 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 non lo conoscevo. Ma eh, diciamo l'importanza che, secondo me, dovrebbe avere, spero che possa avere, non è soltanto per noi, per lui che l'ha fatto, o per gli addetti ai lavori. Mi piacerebbe che fosse altrettanto importante per i rom se lo vedranno e spero che lo vedano. Perché? Perché se loro capiscono che c'è un'attenzione anche nei loro confronti, questo potrebbe aiutarli a farsi sentire eh, non esclusi come di fatto sono, ma eh, potrebbero. Sperare, sperare, spero, no, sapere che intanto c'è qualcuno. Che non che sono tutti. Loro. Esatto, non tutti, sicuramente non tutti. E sicuramente neanche la maggior parte. La maggioranza, ma che ci sia qualcuno che guarda a loro come persone da includere. E allora questa sarà la cosa importante, perché se noi pensiamo di poter cambiare qualche cosa lì, a Bialison, per dirò tra i rom, senza i rom, senza i Rom, siamo fallimentari. Se così si fa insieme il questo processo con loro che lo devono oh, accettare e, 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 e fare capire ancora meglio. E condividere, questo più che accettare, condividere. e condividere, allora va bene, se no non pensiamo andare là a fare una legge perché loro siano diversi. Questa è una follia, una follia non sarebbe neanche giusta. Eh, una cosa al volo: il Consiglio dei diritti umani è il titolo di un libro, di uno dei tanti libri che trattano dell'inclusione vera e come dice lui, e io voglio allargare il concetto, però, come dice il dottore, eh, per i Rom, eh, a livello di leggi europee, io vi dico che sono più destinate a noi che a loro, per un motivo, per un motivo. poiché noi dobbiamo sapere quante leggi, quante leggi europee esistono a loro tutela, o meglio, non solo a tutela di queste etnie, ma soprattutto per disciplinarne il comportamento, per normarlo. Se noi sapessimo ciò ci sentiremmo più tutelati, ci sentiremmo più a nostro agio. Eh, loro sanno le nostre conoscono bene le nostre leggi e come ci possiamo e dobbiamo muovere. Noi non conosciamo le leggi e a loro tutela e al loro limite. E quindi speriamo che loro lo guardino per un positivo. Ma anche, ma anche noi, come tra virgolette, perché non tutti siamo civili, non tutti ci comportiamo civilmente, ma anche dunque noi, popolo civile, dovremmo approfondire il fatto e saperlo che ci sono delle leggi europee, ce ne sono tantissime, approfondiamone almeno una. Questo sarebbe poi un discorso diciamo un pochino... Ecco, è un discorso eh... di cultura perché io questo, sentitemi, è un film, non è un teleromanzo che comunque è altamente culturale appunto. e allora un film, scusatemi deve sfociare nella forma mentis di mettere in moto non una porta, non una chiave, non un meccanismo, perdonatemi ma... Cogliete al volo ehm, l'occasione di prendere tutti gli spunti di vista possibili, immagini. per cui studiare un po' di cultura su questa scia, per... non vorrei risultare adesso antipatica. D'altronde, come, mettere... le... come ci diceva, Puntorino, per ogni cosa, se non studi, ovviamente non puoi. Eh, eh, conoscere l'argomento, no? noi studiamo per ogni argomento ciò che ci compete, che poi sappiamo comportarci. Allora, io devo dire una cosa: siamo quasi in chiusura, però eh, volevo, volevo ascoltare, ma non c'è bisogno che fai la d'urso, sai? Perché so che abbiamo anche il direttore di produzione, mica non lo facciamo parlare. No? No, sto scherzando Andrea. Allora, il nostro direttore di produzione, Roberto Cilento, eh, io velocemente volevo farti una domanda. Tu invece che cosa hai provato? Come ti sei sentito? Ti è piaciuto? Lo rifaresti? Eh, ci sono altri progetti futuri? Ci vuoi anticipare qualcosa? Vai. Assolutamente sì. <ride> eh, questo è un tema molto importante perché mette in luce, mette proprio in risalto eh, un po' l'assenza dello Stato. In tanti anni no, di politiche eh, un po' fallimentari, no? nel senso che ehm, troppo assistenzialismo crea una ghettizzazione, quindi un isolamento nel, nel, tra le parti sociali. No? E quindi, proprio questo bisogna innescare un processo di integrazione vera, fare avvicinare i giovani alla legalità e, e alla consapevolezza che. Eh, insieme la si, si, si può andare avanti. Ecco, eh, questo qua è l'augurio che faccio a tutti quanti: perché solo con eh, l'avvicinarsi a vicenda tra Stato e la società si, eh, si può creare un futuro migliore. Eh, nel nostro piccolo diamo anche questo messaggio, perché comunque eh, è un. È una cosa importantissima eh, perché dà ripercussioni eh, sociali ed economiche innescare una, una cosa del genere perché eh, è, è ampia, ad ampio, ampio spettro, scusatemi, io sono un po' è emozionato Bravo. allora io devo dire che ehm, al di là diciamo della, della tempistica no? perché c'è stato un bel po' di tempo eh, per lavorarci su poi magari ovviamente si è perso un po' di tempo per eh, la, la, la proiezione se vogliamo definirla così ma eh, capita un po' in tutte le situazioni no? doversi dilungare un po' quindi eh, diciamo che oggi non ci interessa né il motivo, il come, il quando il perché, eh, noi esatto. siamo contenti che, è che finalmente ah. è uscito che finalmente dall'altra parte hanno visto questa tua opera perché è davvero un'opera. La cosa bellissima è che veramente abbiamo riconosciuto i nostri luoghi: no? quindi il, il lungomare di Catanzaro Lido, ci sono i locali di Catanzaro Lido e non solo, proprio i volti: conosciamo i volti e quindi. Abbiamo finalmente ascoltato per una volta nella vita il nostro dialetto che amiamo, amiamo davvero tanto, per cui noi siamo orgogliosi di tutto quello che sei riuscito a mettere su. Poi ovviamente io volevo complimentarmi ancora una volta con Rino Rodì e con tutte le persone grazie che hanno voi, recitato, perché le persone che hanno recitato, l'unico attore ripeto era solo Rino, però devo dire tutti bravi, 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 bravi. Complimenti al direttore di produzione, ovviamente grazie, grazie alla splendida eh, Maria Teresa perché non solo una giornalista ma hai parlato davvero proprio con, con il cuore in mano infatti avevo e poi, preparato di tutto e di più non ho detto nulla di quello che ho niente di quello che avevi quello preparato che eh, ma questo è il salotto di Catanzaro Village funziona sempre così e poi vado ovviamente dall'assessore dall Lazzaro dall'assessore Lazzaro eh, io volevo proprio parlare a tu per tu con lui perché eh, è la seconda volta che ci incontriamo in uno dei nostri salotti e se non erro sempre con Andrea abbiamo fatto Qualcos'altro su Gagliano di Catanzaro, quindi c'eri tu ovviamente, l'hai organizzato tu quell'incontro. E eh, devo dire, ehm, io penso che Andrea sia una persona fortunata, e ora eh, questo glielo dico davvero mm -hmm. mh, con il cuore tra le mani, senza fare lunghe cose, lungaggini, lavamenti di faccia. Lavamenti di faccia si dice? Sì. Quasi. Ah, ok, lo posso dire? <ride> lo posso dire? Ormai l'ho detto in diretta, vabbè, ci sta. Però eh, devo dire fortunato perché? perché Andrea ha messo su innanzitutto una bella squadra di gente che ha lavorato, di gente che si è preparata e che ci ha tenuto nel progetto, ma fortunato perché eh, l'assessore Lazzaro, almeno per quello che, che riguarda me, è sempre stato pronto a sostenerti e sono sicura che qualora qualcuno in generale lo chiamasse per essere ascoltato, penso proprio che lui... Ehm, Proprio di natura, così presente è una persona dagli occhi buoni, una persona che ti ascolta, che ti fa parlare quindi insomma vi volevo ringraziare in prima persona perché questa vicinanza alla, al nostro popolo, cioè a noi, si nota, fa la differenza. E quindi grazie, insomma, all'assessore. Mamma mia, quante, quante belle cose che eh ha sì, detto! Eh, sì, va bene, dopo, dopo, dopo esatto. questo discorso esatto. come si fa a rifiutare il prossimo, il prossimo invito. No, invece mi fa piacere che ha fatto quella. Quel ricordo sul nostro primo incontro eh sì. che è stato a Gagliano, Gagliano. e eh, non è un caso, è un altro quartiere della nostra città e eh, eh, eh nel mio desiderio tessere dei fili che possono collegare eh, a noi intendo al centro di cui si parla quasi sempre ed esclusivamente come la città di Catanzaro invece legare dei fili co collegare questo centro a doppio filo con i singoli quartieri, poi, possibilmente i quartieri tra di loro sarebbe poi il, sarebbe massimo, bellissimo, sarebbe certo. il massimo. però chissà in quale prossimo quartiere ci incontreremo la Allora, io un'idea ce l'avrei, Assessore. Noi dobbiamo essere un pochino più itineranti, così come siamo, ci muoviamo tutta una squadra, Andiamo, partiamo da Sant'Elia. Arriviamo a Catanzaro Lido e ci fermiamo in tutti i quartieri della città, facciamo una diretta, un salottino, andiamo a trovare le vecchiuzze, i vecchiettini che ci cucinano qualcosa, ci fanno un buon caffè, quello che ci vorrebbe adesso. Parliamo, affrontiamo un po' il discorso, perché devo dire, spesso capita, anche a me personalmente, no? Eh Catanzaro, una città così, e non c'è niente, e non si fa niente. Abbiamo avuto Andrea Paonessa, che ha fatto un mediometraggio nella nostra città, è stato bello, sono stati tutti bravi, quindi ancora... Complimenti veramente a tutti e no, togliamoci dalla bocca e dalla testa questa cosa che Catanzaro è una città del niente perché ci sono gli artisti, ci sono gli assessori, c'è il comune, abbiamo tutto, ci dobbiamo soltanto mettere con la testa e con il cuore fare la pace, giusto Andrea, e cercare di formare squadra, di essere un attimino più uno per tutti e tutti per uno secondo me, quindi essere eh, meno lamentosi, creare di più, fare più cose perché poi... Come potete vedere, eh, le cose belle ci sono, si possono realizzare e quindi veramente io sono orgogliosissima. Proprio... Sono contento, sì, va bene, d'accordo. Allora vediamo, studiamoci quale, quale quartiere andare a trovare, io sono per questo a disposizione Perfetto. se lo si fa, eh, e lo dico ma non per eh, prendere adesso subito le distanze, ci mancherebbe altro anzi eh, però perché questo sia efficace o lo facciamo con cose di livello come lo facciamo oggi parlando con professionisti che fanno delle cose certo, belle, vabbè, certo, cosa, certo. Eh, se no perde di significato, se deve essere una cosa populista a me non mi interessa se è una cosa concreta mi interessa, mi interessa molto e quello che devo fare, ripeto, quello che Sarebbe, sarebbe il mio programma, uh, se poi fossimo anche ben accolti nei singoli quartieri, nel senso che se questo facesse bene non solo a noi ma anche a loro... Cioè, ma io oh, penso proprio diciamo di sì che... a quel punto, perché veramente okay, c'è bisogno sono, di essere ascoltati. Anzi, quindi C'è l'amministrazione di Cadenza. Ah, voglio dire una cosa. Che bello. Vai voglio Andrea. dire una cosa e chiudo. Io farò la continuazione di Jason, diventerà una serie tv. Piano piano la farò. Wow, che bella notizia, ma che bella notizia. Dottor, le notizie li dai così, questi scoop, questi scoop. Direttore di produzione, lei è d'accordo su quello che sta dicendo? No. Assolutamente attraverso. sì, 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 faremo molto di più. Eh, mi auguro, cioè, la squadra c'è, si è formata, sì. è, è ben solida. Eh, e speriamo di espandere ancora di più, di espanderci e eh, creare un buon indotto eh, per tanti giovani, speriamo bene. Ma visto, certo, visto ma che certo, nel film certo. il politico l'hanno messo in galera, ah. mi, me lo pongo io. Andrea. <ride> <ride> questa è bella, questa ci sta. Allora in regia mi sa che sono arrivati dei messaggi? E quindi se magari gli passi gentilmente il microfono alla regia, così ci può leggere in diretta. Grazie John, qualche Grazie, grazie, saluto tutti e il bello della diretta è far capire che siamo in diretta. Vito Bordino, deve essere molto interessante, un caro saluto a tutti. Giuseppe Grande, buonasera maestri. Giuseppe Grande, veri artisti. Salvatore Rotundo, interessante, auguro che possa avere successo. Quindi sono veramente tanti tanti i commenti. Eh, Aurelia Michele D'Amico, buon pomeriggio a tutti voi, buon lavoro. Noi salutiamo ovviamente e vi ringraziamo per questi commenti. Poi Vancelao, Vise Denardi, Venzelao sarà bellissimo, bravi tutti dal regista all'ultimo attore. Buon lavoro e auguro un grandissimo successo e lo sarà. Congratulazioni al regista De Bic The Big Venselao. Conosci, conosci Venselao? E' qualcuno che, che vi segue? Vito Bordino, quindi la, dopo averlo visto. Ottimo lavoro, complimenti. Mimmo Curcio, bravi. Ecco, ne leggiamo qualcuno perché sono veramente tanti. Alessandra Landolfi, complimenti. Ce ne fosse uno che proprio dice no, non mi è piaciuto, quindi... Eh, eh, qua. Anche per Parcondicio ci poteva stare. Mi sa che invece eh beh, dai, contro... Dai, contro Ogni aspettativa, magari ci poteva stare qualcuno che protestava per la grande idea, ma mi sa che proprio li avete messi KO. Allora bravo Andrea, ottimo progetto Enza Festa. Quindi gli altri commenti sulle altre piattaforme, eh, ovviamente i presenti potranno rispondere direttamente in differita perché al momento sono impegnati nella conclusione del salotto. Eh, vabbè, dalla regia streaming eh, per il momento è tutto, io vi ringrazio e cedo la parola e la linea agli ospiti. Prego Roberto, grazie. Allora sì, intanto io eh, prima di darti la parola per i saluti finali ringrazio la chat aperta, ringrazio tutte le persone che hanno commentato chiaramente questo capolavoro di Andrea Paonessa e vi ricordo come ho fatto all'inizio, faccio alla fine condividiamo perché è importantissimo, portiamo Jason dall'altra parte del pianeta, Catanzaro Village serve a questo, anzi se eh, come appunto abbiamo commentato prima con eh, il nostro assessore, eh, l'assessore Lazzaro qui in studio con noi, mh, aprite eh, questi eh, quartieri e noi vi veniamo a trovare, argomentiamo qualcosa di interessante, perché no? Chiamate Catanzaro Village, così ci mettiamo d'accordo e possiamo organizzare davvero delle cose interessanti, vi veniamo a trovare noi, Catanzaro Village ha le ruote di sotto. Vai Andrea. Io voglio dire questo, eh, ringrazio infinitamente di cuore, col, dal profondo del cuore e dall'anima mia, a John, Nistigo a e Valentino Vono perché siete due ah. persone umili, gentili e sincere e vere. Oltre questo, volevo dare una bacchettata a coloro che avevo invitato, lo dico, della RA e tutti quanti, e mi hanno boicottato, io lo posso dire. Avevo fatto tanti inviti anche con Roberto, non ci hanno neanche risposto. Allora, giustamente, quello che voglio dire è grazie solo a Catanzaro Village, all'assessore e al comune di Catanzaro, all'assessore Lazzaro, a Maria Teresa Notariani per la sua gradita presenza e la sua grande professionalità, al mio grande eh, eh, amico, fratello, fratello Rino Rodio. No, io chiedo scusa, non siamo fratelli no. né amici. Cioè, queste confidenze non ricordo che abbiamo mangiato nello stesso piatto va bene quando allora, mi inviterai okay. a cena dopo il successo dopo, che no, hai avuto ecco, è vero scusa no, quello ci vuole, tocca avuto, ti tocca mi inviterai a cena ti faccio mangiare dal mio piatto e allora dici va bene abbiamo, facciamo punto. anche eh, le foto. un grande grazie grazie al mio filmmaker Tommaso Florocambio sì, è stato bene perché ha avuto una pazienza con me, guardi, sono stati giorni Comunque dai commenti che mi hanno fatto piacere si evince che stanno premiando il progetto perché è pulito Perché pulito, non ci sono scene crude e brutte, c'è cioè, capito? Stanno premiando questo perché in effetti il film cammina e scivola bene Ah, volevo... e... Ma questo è un po' un vizio, sai, Rino? E... Eh, no, io vabbè, ti ricordo, io lo perdono, Scusami, sto cercando Andrea. di metterlo sulla buona allora, strada per fagli capire che l'educazione purtroppo <ride> è, è molto difficile. Perdonatelo diciamola, scusa. tutta, diciamola, tutta questo è un pochettino un vizio. qua se c'era da uh, diciamo, bacchettare qualcosa, non era il progetto di Andrea Paonessa io, perché sì. era stato fatto lì con quelle persone, sì, potevo sì, esserci sì. io anziché Jason, si poteva sì. chiamare Valentina, sì, avrebbero sì, parlato sì, comunque, sì, sì, quindi l'importante è che se ne parli. Bravo. Questa è la cosa importante no. Andrea, però dobbiamo cercare di far capire alla gente, tu ci sei riuscito, proprio hai centrato sì. come ha detto Primarino l'obiettivo, tu sei riuscito a comunicare in una maniera pulita. Non c'è stato il sangue, non, stata, non ci sono parolacce, non ci sono cose grosse, ci sono cose normali, una, una scazzottata tra, tra, tra ragazzi, voglio dire, che le viviamo tutti i giorni, sì, sarebbe il caso di eh, evitare anche la scazzottata, vabbè, ma ci può stare. Ma non abbiamo visto niente di, di, di chissà che cosa, anzi, siamo riusciti, no? siamo riusciti ad entrare... Che può essere anche la vita reale? Nostra. nostra, ma anche nelle nostre case no, cioè, eh, allora il, eh. il mio di saluto al volo è questo andiamo oltre conoscendoli no, andiamo oltre conoscendoci perché molte volte noi non conosciamo noi stessi non conosciamo quelli della nostra etnia non conosciamo la persona con la quale viviamo e allora prima di avere dei pregiudizi ehm che sfociano nell'ingiustizia, quella stessa ingiustizia con la quale noi veniamo giudicati dai nostri pari, dalla nostra etnia e quindi veniamo giudicati in maniera errata. Pensateci, figuratevi loro: dovrebbero prendere esempio da noi, che siamo saggi giudici, invece siamo i primi ignoranti in materia, documentiamoci conosciamoli fammi fare un, un saluto in diretta perché ci tenevo a mandare un grosso bacio ad un'altra artista catanzarese lei è un'autrice, ha scritto di recente un libro che è uscito proprio la scorsa settimana, Il volo degli angeli, volevo salutare Aurora Larosa perché ehm, e salutiamo è stata anche noi. dai, faglielo un saluto ad Aurora ciao Aurora, ciao Aurora. e complimenti a voi che non lei abbiamo lei sicuramente visto. Ci, ci seguirà, ci sta seguendo perché è una persona molto attenta a certe tematiche, quindi ti mando un saluto bene io eh, saluto veramente tutti i nostri ospiti Andrea Io volevo Corse salutare solo una qualcosa. persona volevo Prego. salutare il direttore artistico eh, Francesco Fiumarella del premio internazionale Vincenzo Crocitti che me ha riconosciuto come autore e regista emergente italiano e grazie alle, alle sue eh, diciamo come adesso sono un pochettino indicazioni, indicazioni. Mi, ha, mi ha fatto mi ha dato forza e ti dico grazie Francesco, perché veramente il premio Vincenzo Crocitti mi ha portato veramente questa forza. Anche a Rino, perché Rino, ah, ecco. Rino ha vinto pure il premio internazionale, l'abbiamo vinto insieme. Eh, allora, la cosa bella è questa, è che a Roma ci conoscono e ci fanno eh, eh. Danno i premi. C'è da danzare invece magari, no? Eh? <ride> cioè, è troppo bella, se so, sto discorso. E ieri cioè, abbiamo vinto pure... Eh, aver vinto il premio Vincenzo Crocitti International, International. Cioè, è stato una... Motivo d'orgoglio, voglio dire, c'erano certo. cioè, i migliori attori, insomma, non scherziamo. Stiamo parlando di Carlo Verdone, Mario Cordova, eh, Maurizio Costanzo. Cioè, siamo a sti livelli qua, Andrea Roncati. E quindi è una cosa bella, cioè, io come attore e lui come regista. Ci presentiamo là, contentissimi. qua a me la medaglia al valore, cioè, sì, no, quando... <ride> Guarda, eh, io mi sono liberata. L'assessore sta elaborando, obiettivo. ci ha fatto parlare, lui ci ha ascoltati, perché vedo proprio in lui una persona che medi medita tanto. Eh, poi col supporto tecnico di Maria Teresa, perché lei è una grande professionista, ha scritto, ha preso appunti, guarda, si vede dallo sguardo che lei è un'altra... Io comunque, per chiudere, Roberto, vi volevo, se siete d'accordo. Tra un mese, esatto, ci rivediamo di nuovo in studio. Io voglio vedere tra un mese eh, che cosa succede sui social, va, bene? va, va be bene? Quindi ovviamente, compatibilmente con la stagione che sta partendo ormai, quindi sa ovviamente sappiamo che Rino ha tanti impegni, Catanzaro Village altrettanto, Andrea, Roberto, tutti, tutti quanti, no? Però cerchiamo di um, organizzare proprio magari anche un'esterna, chissà se riusciamo a fare un altro salottino per vedere qual è eh, stato, insomma, la... la il risultato, facciamo proprio la statistica no, di questo io adesso risultato. Adesso invito la gente a fare i commenti e vedere perché adesso la mia curiosità da, diciamo, da autore che ho scritto perché io sono stato... Più si condivide, dovete dare il tempo le più di possibile. visualizzare perché a volte io lo condivido oggi, però magari Maria Teresa lo vede fra tre giorni perché i social sono un po' lenti, quindi è le che... Può sembrare sì. che... Allora, forse Roberto voleva... Sì, Infine, una cosa a voi. Vai. Prossimo premio. Sarà il Davide Donatello, se ci... Eh, perché ci siamo andati proprio vicini con il film Madre Terra, con il contro... cortometraggio Madre Terra. E quindi. Io sono corto. sicuro sì. che ce la faremo anche con David di Donatello, anche arrivarci. Quindi, in... io sola me le canto e sola vabbè. me le suono. Roberto, ti dico in chiusura che eh, probabilmente a febbraio l'anno prossimo gli rubo il posto ad Amadeus, vado a presentare eh. Sanremo, poi magari glielo prendo pure a questi del David di Donatello eh, vi vengo io insomma a presentare e sarò veramente orgogliosa di farlo. Bene. Ok, noi siamo in chiusura, io ancora vi mando un bacio, grazie a tutti i nostri ospiti, grazie chiaramente alla regia streaming di Catanzaro Village, Mente, Cuore, Giornistico. Grazie, da Valentina è tutto, un bacio grande ai prossimi eventi, ciao alle prossime dirette, condividete che è importante! Ciao!